in questo slancio finale non cedere mio cuore alle sovrane stanchezze. Non sarà certo lunga l'attesa, e non perdere tempo. E questo mio essere presente, questo darmi ancora e lasciarmi divorare, dica con quale umile e grata e diuturna passione vita io ti amavo, e come ora con la morte, ultimo dovere, vorrei sdebitarmi e pagare lietamente il pedaggio d'entrata. Qual è, padre Turoldo, il tuo rapporto con i morti? Che domanda. Ti dico subito, caro Manfrini, che questo del cimitero è il termine della mia passeggiata, si può dire, quotidiana. Io dall'abbazia, appena il tempo me lo permette, faccio sempre una passeggiata, una visita al cimitero, perché io penso sempre che i morti sono più vivi dei vivi, capito? E ci fanno veramente compagnia, e li portiamo dal di dentro e ci vedono dal di dentro. Io devo dirti che sai perché vado spesso nelle tombe? Perché dalle tombe trovo ispirazione a cantare inni alla vita. Qui c'è madre e figlia, tutti e due sepolte. È proprio la morte come una componente della vita, come una compagna, capisci? Questa è la... E perciò io vengo per trarre forza, per ritrovare magari equilibrio, coraggio. È proprio il senso dei morti, credo che dovrebbe essere una riscoperta per noi, perché una civiltà e quindi una vita si giudica soprattutto dal rapporto con i propri morti. Ecco, quell'andare al cimitero, quel trarre ispirazione dal cimitero, dai morti, dai propri morti e dai morti degli altri, che immagino siano la stessa cosa, no? Ecco, questo andare al cimitero vuol dire che ci vuol proprio il rapporto fisico con le tombe, col cimitero. Ma io credo in un certo senso sì, ecco, comunque è un fortissimo richiamo. E devo dire che ho tanto pensato su questo tema, che mi dà perfino fastidio il termine di morti, come i vivi e i morti, come se i morti fossero contrapposti ai vivi, come se i morti non fossero ancora vivi. E è una povertà del nostro vocabolario, del nostro dizionario. E al massimo io li chiamo defunti. E difatti questo l'ho scritto nell'opera I giorni del Signore, l'ultimo mio libro che è uscito con la prefazione anche del Cardinal Martini, e proprio nel giorno del 2 novembre faccio festa e compongo un poema e dico: non chiamateli più morti, al massimo coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede, al massimo coloro che sono defunti, cioè che hanno compiuto il loro ufficio di vivere. Capito? Cioè il loro compito nella vita, ma che continuano a vivere, ecco. E quindi vorrei che questo fosse una specie di richiamo tutti, perché per poter essere anche più sereni. Ecco, più sereni anche nelle malattie ci capitano, più sereni anche nei disastri che dovremmo affrontare giorno per giorno, tanto più poi addirittura la morte naturale, la bella morte antica, è scomparsa. Quella nel proprio letto. Quella nel proprio... Oggi si muore sulle autostrade, e uscire di casa è come andare alla guerra. Oggi non si sa come si finisce, e anzi, devo dirti di più, oggi assisto a una morte organizzata e violenta, capito? Quasi a una morte industrializzata. E più tu la rimuovi, più ti è presente. Ecco, io direi che il modo migliore di renderla amica, anche se, Samblo, con questo non voglio fare del sentimentalismo troppo facile, anche se Samblo chiama l'ultima nemica che dovrà essere vinta, ma proprio per sconfiggerla ancora di più, e il modo migliore è quello di vederla in faccia.
e stringere la mano. E non averne paura. E non averne paura. E questo è possibile. E questo è possibile. Senza defiance nella senza, vita. Senza, sì, senza. Anzi, direi che questo è un augurio, se non altro che faccio. Sia per chi crede, sia per chi non crede. Perché... E poi non so... sia non credere, perché poi il problema del credere e del non credere è molto difficile da definire. Tu non credi che ci siano degli atei? Beh, ma questo, anzi, su, il problema degli atei, no, io non credo, perché tutti credono in qualcuno, in qualcosa, in qualche modo. Sai, c'è una bella frase di Marie Tenz, non erro, che dice l'ateo è un santo fallito. È verissimo, anzi c'è allora, come si chiama, Simone Weil, che dice che l'ateo è forse la persona più vicina a Dio. Che... E ti dirò, mi ricordo, perché, stavo perché, pensando, che... ma sì, perché? Perché non esiste l'ateismo, esiste tutt'al più, questo sarebbe grave, una fede e un Dio sbagliato. Il problema non è Dio, il problema è in quale Dio. Uno scienziato, ma non mi ricordo più chi sia, è un, mi pare che sia un antropologo, non so, che dice questo: non credo in Dio, ma se c'è lo sospetto racchiuso in una conchiglia, dice, perché quel suono misterioso che è nel fondo, che poi è il suono misterioso del genere degli abissi, quello non lo cancella nessuno, da nessuna anima, e quindi se non altro è il sospetto che ci sia, e già quello è molto importante, perché poi ecco, credere e non credere, altro è credere e altro è credere, ma anche altro è credere. C'è una frase di Russell, visto che adesso siamo andati un po' sulle citazioni, che dice: la felicità non è meno vera perché deve finire, nel libro suo Perché non sono cristiano. In questa frase c'è tutta una tragedia di uno che non pensa che ci sia un al di là e comunque riesce a essere vivo e felice in questo. Ma non crede che questo. Ma è un di là e un al di qua. Che... Adesso a parte poi. Cioè io non voglio entrare adesso in tutta questa problematica, così direi da rispettare comunque. Ma un al di là e un al di qua, chi è di là, chi è di qua, che... e tutto al più è un prima e un dopo, non è un di qua e un di là, perché io quando parlo, parlo già con Dio, e allora lo sento presente, è un di qua, ma se Dio è dentro di me, di qua è un di là, e sono modi diversi, modalità diverse. Tu mi devi scusare perché ti faccio questa domanda adesso, non ti è mai capitato in vita tua di dubitare che Dio non esiste? Ma no, ma il dubbio è un incentivo per la ricerca, ma io lo cerco sempre, sono sì, anzi guai se non lo cercassi. Il segno che ci credo è da cercarlo, lo dice anche la Bibbia: tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. E poi lo ricerco continuamente, il dubbio è una componente stessa della vita, è un'occasione per approfondire, per andare avanti e per salvarci dalla ripetitività, e quindi è la scoperta continua, questa è la vita. Ecco, forse offendo questa... il sacerdote, chi lo sa, ma sai il famoso esempio: se nella destra mettessi la verità e nella sinistra la ricerca della verità, sì, su cosa scegli? Si dice: io cercherei sempre la ricerca, dice. Ma certo, perché, cerco la ricerca, sì, sceglierei la ricerca, perché poi lascio Dio, no? Dio è l'infinito, è sempre nuovo, è sempre una sorpresa, no, già alla luce di questo giorno, ecco, vedi, come si fa a pensare alla morte? Guarda quelle piante, e fra poco tempo spunterà, ti sembra che la vita sia morta, e invece dentro si condensa e si prepara per altre esplosioni. Padre Turoldo, ma questa è fede o è poesia? Ma no, ma poi, e che differenza c'è? La poesia, Dio è il più grande poeta. La poesia è la creatività assoluta. Eh sì, ma anzi è la fede, poesia, preghiera, non c'è. Infatti nessun poeta può cantare se non ha fede. Ma nessuno!
si tratterà di sapere che fede. Ma neanche Leopardi, quando dice, non so, io sempre carmi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte, già dicendo la siepe dice il confine tra l'immanenza e la trascendenza, e difatti finisce nell'infinito, sia pure un infinito cosmico, ma se, quando parla, non so, delle, di là da quella sempre interminati spazi e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo sì che per poco il cor non si spaura, non senti il mistero, non senti che tocca, mette le mani proprio sul mistero. E cosa vuoi più di così? Graziosa luna, io mi rammento, se un altro crede nella poesia che trasfigura lo stesso dolore, la stessa disperazione. Io venia più in danga a rimirarti e tu pendevi all'orce come orfai che tutta la rischiani. Senti com'è, la chiarezza, la serietà lo penetra e lo libera dalla sua stessa. La poesia è una continua coperta di creatività, di mistero, è un cammino di mistero in mistero. Chissà se i morti ti sentono. Oh, e come? Come? Anzi, non ho neanche bisogno di venire qui perché mi sentono, Perché ho detto, anzi io ho una poesia in sale di salmi di morte di mio padre, di mia madre, dove dice, ma ora che i miei cari sono morti, i miei parenti sono morti, ora che mi vedono dal di dentro e sanno, profeti, il mistero. Ora non ho, perché io continui a celare, a nascondere cose che in vita potevano dar loro dispiacere, perciò celavo e nascondevo, eccetera. Adesso dico tutto, perché sono morti e sanno tutto, già, è inutile che continui a fingere. Dico il bello e il brutto, perché loro mi vedono dal di dentro. Adesso dico tutto perché sono morti. E difatti la mia poesia termina nel cuore, anzi, dico la poesia, salmi, morte di mio padre e mia madre. E i parenti finalmente siete morti. In vita vi dicevo solo di cose pacifiche e dolci, e invece il cuore urlava dentro la bufera, eccetera, eccetera. E adesso li confesso, e perciò a loro che sono morti adesso dico tutto. Andiamo, che è tempo di rientrare. Poi ecco.